Salve a tutti e benvenuti, sono LeFerri ed oggi scopriamo con molta curiosità Mahou Kenshi e direi anche con molto anticipo, in quanto questa qui non è neanche una demo, è una preview del gioco, tant'è che mancano circa 3 o 4 mesi alla release del gioco, per cui sicuramente è da prendere con le pinze, ecco. Se ci sarà qualche bug ovviamente dipende dallo stato della build, qualche glitch idem, la mancanza di contenuto idem, ma comunque lo sviluppatore mi ha appunto dato questa chiave per mostrarvelo e io ve la mostro appunto perché sono molto curioso e soprattutto sono molto fiducioso del prodotto. Ecco, che cos'è? Sostanzialmente è una sorta di gioco di strategia a turni con la griglia esagonale, un po' come gli Endless, giusto per capirci un attimo, di Amplitude Studios, mescolato però con i deck builder, quindi dovremo anche andare ad affrontare battaglie appunto basate sulle carte, per cui è una combinazione di vari mix che mi piacciono particolarmente, specialmente il lato carte, e non ve lo nascondo. Detto questo, comunque vi invito ovviamente a lasciare un like nel caso vi piace il video, lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale YouTube e al canale Twitch che si chiama allo stesso modo, ovvero LeFerri, per scoprire chicche come questa in anteprima, recensioni, approfondimenti, serie e molto altro che magari altri canali non vi mostrano. Benissimo, direi di partire. Il gioco al momento ha la lingua inglese e la lingua francese, per cui presumo che sia un studio francese. Ecco, detto questo, avanti e vediamo un po' se c'è una sorta di tutorial. Lo stiamo giocando con impostazioni grafiche al massimo, per cui più di così non è possibile. Guardiamo anche un attimo la CGI iniziale, CGI, vabbè, animazione, per vedere un po' la trama. Finita? Ci hanno mandato lì ad investigare, niente di più, niente di meno, ok. Allora, scegli il tuo Mahou Kenshi. Al momento, ovviamente, essendo una build preliminare, abbiamo solo Ayaka, la più giovane dei Mahou Kenshi. Ayaka è benedetta dallo spirito del Tengu, il kami alato delle montagne. Non so cosa sia un kami, presumo qualche mostro di un qualche tipo. Favorisce l'offesa alla difesa, quindi l'attacco alla difesa. È senza paura e irruenta nei suoi assalti. Aggiudicato. Mission recap. Allora, in the most remote islands, allora, nelle isole più remote del reame celestiale, pettegolezzi di ribelli e di rivolte sono molto comuni, ma pettegolezzi ancora più recenti parlano di forze oscure e di paesani scomparsi. Sei stato mandato ad investigare. Allora, clic destro per fare una preview del movimento, clic destro di nuovo per spostarti realmente. Ogni azione consuma energia. Puoi controllare quanta energia ti è rimasta in basso a sinistra. E fin qua tutto ok, classico. Ci mettiamo qua e benissimo. Adesso io devo andare qua, però qua mi sa che ci sono i combattimenti. No. Finire il tuo turno ti ripristinerà l'energia. Clicca sul pulsante di fine turno per finire il turno, per l'appunto. Quindi, end turn, eccolo qua. Ok. C'è un evento qualche casella più avanti di te. Gli eventi contengono storie uniche in cui le tue scelte impatteranno le tue ricompense. Muoviti su una casella evento per iniziare un evento. Clicchiamo qua. Perfetto. Allora, finalmente l'aiuto è arrivato. Che venga benedetto il Kami. Gli isolani sono stati avvertiti della tua presenza nelle isole celestiali. Sfortunatamente non tutti condividono le visioni di Mahou Kenshi e quindi anche ladri ed imboscate stanno aumentando nella regione. Stai attento e trattali con cautela. Le isole celestiali non sono più lo spazio pacifico che erano un tempo. Nulla può affrontare la strada di Mahou Kenshi. Oppure, grazie per l'avvertimento, rimarrò in guardia. Ok, mentre te lo dicono, potente massaggio, no, come dicono le storie, le fiabe, potente massaggio, ma per favore stai attento, il terreno può anche essere impervio, guadagni due carte safe travel, non so cosa siano, eccole qua, safe travel, avanza di una casella e ignora i costi del terreno, ok. Allora, play cards, tieni premuto e lancia le carte per giocare dal personaggio. Le carte solitamente hanno un costo di energia oppure un costo di
scartare, per scartarla, insomma. Quindi facciamo così e teoricamente l'ho usata. Ok, fine del turno, aspettiamo un attimo. Benissimo, facciamo così e poi così. Non so onestamente cosa possa cambiare, però va bene, finiamo il turno. C'è un altro evento fra poco, ma se io vado qua direttamente senza usare le carte non è meglio? Allora, mentre ti stai avvicinando al ponte senti una presenza, un uomo solitario che pensa di poter affrontare un Mahou Kenshi da solo. Sembra arrabbiato, provi a ragionarci, ma è senza speranza. Solo l'uso delle spade lo calmerà. Un perfetto riscaldamento per te. Caricalo aggressivamente, costo 1. Estrai la spada e aspetti per il suo attacco. Facciamo un attacco preventivo, ok? Lo carichi velocemente per prenderlo in svantaggio, comunque in vantaggio nostro, ecco. L'uomo non ha tempo di reagire e lascia uno spazio per un attacco. Guadagni 4 strike cards e guadagni 4 di forza per questo turno. La forza è un modificatore di danno che incrementa il danno compiuto di 1 per carica. Va bene, ma sto combattimento, ragazzi, niente? Ah, eccolo qua, eccolo qua. Adesso si combatte realmente, presumo. Spero. Facciamo end turn, dopodiché... No, ho sbagliato. Dovevo far attaccare? Attaccare così? Ah, ma quindi si combatte direttamente nella mappa. Pensavo che tipo andassimo in un combattimento, invece no. È così, ok. 5 di danno, perfetto. Advance Ignores Terrain Travel, no. Questo qua non ci interessa. Facciamo così. Immagino ci attacchi. Infatti. Meno 6 e meno 3. Ah, perché avevo 3 di scudo, mi sa. E noi ci difendiamo, giusto? Tieni. Purtroppo non è morto. Ok. Fai 5 di danno. E muori. Graficamente, non so se ve l'ho già detto, me lo stiamo giocando in postazioni grafiche al massimo, per cui più di così al momento non è possibile. Se nel corso dello sviluppo lo aumentino come grafica, questo potrebbe essere, insomma. Ferito, l'uomo collassa sulle sue ginocchia, respirando affannosamente. Per favore, Mahou Kenshi, si fermi. La prego, mi lasci vivere. Le posso dare le informazioni in cambio della sua pietà. Ho occhi ovunque. Pregando per la sua vita, l'uomo vi informa che la popolazione di un villaggio locale è recentemente scomparsa durante un attacco. Che lui sappia, l'attacco non è stato portato avanti dai briganti dell'isola. Forse puoi confermare se ti sta dicendo la verità, chiedendo nel villaggio più vicino. Allora, 3. Ah, ecco perché costa 3 valicare quella roba lì. Ma se io faccio così, invece mi costa 1. Avete capito? Perfetto, ecco il senso di queste carte. Ok, noi andiamo qua. Perfetto. E... WASD, ok. Hold and drag right mouse button to rotate. Va bene, scroll per lo zoom. Molto molto carino. Allora, devo dire che secondo me questo gioco promette bene. L'avevo già adocchiato prima di giocarlo e adesso toccandolo con mano, nonostante sia in uno stato acerbo, comunque prima di essere rilasciato, devo dire che è carino, devo dire che è carino. Mi piace, mi piace. Facciamo un colpo alle spalle, toh. Vai. Non l'ha fatto. 2 e 3, perché aveva 3 di scudo, ok. Perfetto, io credo che questa ci curi. Recover a portion of your health. Bene, bene, bene. Chiudiamo e tocca a lui, giusto? Aio. 7 di danno e 1 di weakness ci ha inferto. Ah, weakness ci abbassa il danno che facciamo. Allora, gli effetti status applicati sul personaggio possono essere visti sotto la sua salute. Eccolo qua, questo qua è la weakness. Vacci sopra per vedere più informazioni. E infatti 4, 8, 12 riusciremo a batterlo? Sì, sì. Sì, e ci avanza anche uno. Sì, ma wey. Ah, ecco perché. Ho capito, non è che è buggato. Semplicemente bisogna portarlo un po' più su. Un po' più su, bene. Vedete, qua costa 3 andarci, ma se io uso questa, ci costa 1. Uccidere i nemici ti darà oro. Puoi usare l'oro per comprare tante cose nelle isole celestiali. Ottimo.
Facciamo fine turno e andiamo qua per recuperare vita, giusto? Ah, costa 2 qua. Come mai? E se faccio così? Mi costa 1, perfetto. Qua mi sa che posso esplorare? Ma io credo di sì. Comunque, vediamo un attimo. 2 e 4. E porcaccia la miseria, vabbè. Benissimo, ho trovato delle carte, però ne posso scegliere solo una. Comune, marcia disperata, perdi 5 di vita, avanzi fino a 2 caselle. Sotto 50% di vita, avanzi di 3 caselle invece. Comune, estrai 2 carte e va bene, punto. Ma se sei su una montagna, guadagni 1 di energia anche, presumo. Common, steel gust, avanzi di 1, guadagni 3 di forza. Vabbè. Ci piace, ci piace. Finiamo il turno e poi andiamo qua, ok? 1, 2 e 3. Ma perché mi ho usato 3? Forse questo qua costava tanto. 8 di oro. Va bene. Ah, qua costa... ok, 2 addirittura. Ah, ecco perché. Questo qua costava 2. Non me ne sono accorto, va bene. Andiamo avanti. Tu mi vai qua e costa 1. Questo dovrebbe costare 2, ma io faccio così e mi costa 1. Questo qua, idem, costerebbe 3, ma io posso fare così, mi costa 1. Allora, paesani preoccupati, vedi un gruppo di persone vicino al villaggio. Finché ti approcci, uno di loro viene ad incontrarti. Sia benedetto il Kami per mandare un Mahou Kenshi a noi in questi tempi. Per favore, ci devi aiutare, sembra ansioso e distratto. E ti spiega che la popolazione del villaggio intero sembra essere scomparsa. Abbiamo sentito urla provenire dal villaggio a nord-est della foresta qualche notte fa. Per favore, vai a capire, vai a scoprire cosa è successo e previeni che succeda di nuovo. Sappiamo che non è tanto, ma speriamo che questo regalo ti aiuti nella tua impresa. Accetta il loro gift, il loro regalo. Chiedi dell'oro invece. L'onore è l'unica ricompensa che vuoi. No, accettiamo il dono, altro che, non sono così nobile io. Guadagni 1 di forza base in più. Però le mani antiche, le mani dei vecchi ti danno questa spada dall'antico look che stava penzolando dalla sua cinta. Per favore, accetta questo. Era di mio padre e del padre di suo padre prima di lui. Ha sempre servito la nostra famiglia molto bene. Pregherò in modo che faccia lo stesso anche per te. Continua. Search the surroundings. What? Ok. Se io clicco qua costa 1. Va bene. Check market offers. Vediamo. Allora, questo è un landmark. Un punto importante. Qui puoi interagire con essi e vedere un po' di cose nelle isole celesti. Vai sopra per vedere cosa... Cela. Ah, check market offers. Ok. Vediamo un attimo. Noi abbiamo 190 di oro qua in alto a sinistra. E qui 5 carte del deck. Possiamo comprare dell'altro. Common, rare. Ok. Guadagna 4 di energia. Aggiudicato. Effimera. Quindi effimera mi sa che scompare dopo un po'. Fai 9 di danno. Infliggi 2 di weakness. Cavolo, è buona questa. E basta, perché ragazzi, non go più skei, come direbbero qua in Veneto. Qua ci sono delle carte da prendere. Facciamo così. Ah no, fine del turno. Va bene. Vai qua. Benissimo. E qua contro 2 nemici alla volta. Quindi non solo uno, eh. Allora, avanza di 1 e guadagna 3 di forza. Purtroppo l'ho già fatto, non posso farlo ulteriormente. 6 di danno, 6 di danno. Ok, ti è. Uno alla volta ovviamente ne uccidiamo, eh. Vediamo, se io faccio così, che succede secondo voi? Mi corrono dietro? Direi di sì. Se non altro, però, combatto con uno alla volta adesso. E l'uno di forza che ho guadagnato, mortacci vostra, va bene dai. 2 di weakness, ai ai ai. 7 di danno, ok. A te. Perfetto, in realtà era meglio spenderlo qua, comunque va bene dai. Perché gli applicavamo weakness per abbassargli l'attacco. Non importa. Ma se io tipo vado... No, niente, dai. Inutile che mi distanzio, dai, toh. Però vai qua. Ecco. Sfruttiamo tutto il turno, dai.
Aio, 7 addirittura. Ti venisse un colpo. Allora, no, avanza di 1, guadagna 3 di forza. No, guadagna 4 di energia. Che palle. Fai 5 di danno. Ah, perfetto. Benissimo. Avanza di 1. E qua mi costa 2 però. Vabbè. Poi facciamo così. Allora, scegli una carta. Avanza di 1, guadagni 3. Range 2. Infliggi 2 di vulnerabilità. Nelle montagne 9 di danno. Fai 11 di danno. Sotto il 50% di salute recupera anche 5. Wow, è buono questo. Cavolo. Ephemeral. Ah, rimosso dal deck dopo che l'hai giocata. Vabbè, proviamola, giusto per. Belle anche le animazioni, direi molto carine. Ah, addirittura mi va sopra, va bene, ok. Adesso ci viene incontro, immagino. No, ha fatto una ritirata strategica l'infame. Qua addirittura non posso fare niente, a meno che... Vediamo un attimo. E... Perfetto. Bene ragazzi, allora adesso è inutile che vada ulteriormente avanti, in quanto le meccaniche del gioco le abbiamo scoperte, non dico tutte sicuramente, ma comunque una buona parte. La qualità è buona, fatemi sapere cosa ne pensate. Ricordatevi che qui sopra trovate i vari social, quindi Twitch, dove avverranno le live, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok per le cose stupide. C'è anche il canale delle offerte qui sotto e tante altre cose varie. Grazie a tutti e alla prossima.